Mister, è indubbio che la superiorità numerica vi ha facilitato il compito. Sì, diciamo che è stata una partita dai due volti. Secondo me la prima parte di gara, al di là dell'episodio che sicuramente ha condizionato l'arco della partita, noi abbiamo fatto bene per intensità e anche per trame di gioco. Non siamo stati abili a concretizzare il 2-0, anche attraverso pure l'errore di un calcio di rigore e anche altre azioni secondo me nitide, al cospetto di una squadra che probabilmente non farà piacere a mister Mesiti, però io devo fare i complimenti perché è una squadra che affatto non merita la posizione di classifica, perché malgrado in inferiorità numerica, malgrado in un momento particolare anche a livello psicologico, non hanno mai perso la testa, l'hanno sempre continuato a giocare da dietro, una squadra che rischiava ovviamente, però offendeva man mano che i minuti passavano, ovviamente cresceva la loro convinzione di poterla recuperare e ci sono andati vicino tante volte anche nel secondo tempo. Io dico che con questi atteggiamenti l'isola in futuro trarrà benefici, perché è indubbio non ammetterlo. Poi sulla mia squadra ritengo che si sta evidenziando il trend positivo che stiamo mettendo in atto da qualche settimana a questa parte. C'è più autostima, c'è più consapevolezza nei propri mezzi, fermo restando che qualcosa oggi nel secondo tempo non mi è piaciuto per personalità più che altro, però non posso pretendere la luna, perché il nostro organico è composto da, oggi abbiamo giocato con 3,99, da tanti giovani, con qualche calciatore di esperienza che tra l'altro qualcuno in questo momento sta giocando con qualche problematica fisica, quindi non posso chiedere la perfezione. Rimane il rammarico che se avessimo sfruttato ciò che abbiamo costruito nei primi 45 minuti, forse probabilmente avremmo sofferto di meno. Ma ribadisco i miei totali complimenti all'isola, perché ha dimostrato di essere una squadra attrezzata ed organizzata. Si vede che c'è un lavoro sotto. Infatti le volevo chiedere, mister, due o tre suoi uomini nel secondo tempo sono calati palesemente. Sì. Hanno sbagliato anche facile a poco. Esatto, è indubbio. Ci siamo abbassati, si è commessi degli errori di natura prettamente tecnica che di solito non dobbiamo fare. L'unica scusante, se così si può dire, è che avevano speso tanto nei primi 50-60 minuti, soprattutto i tre attaccanti, perché gli ho chiesto di fare un gran lavoro sui loro portatori di palla, perché sapevo che loro la giocavano da dietro e tra l'altro dovevano anche a turno mettere pressione su Gondra e sul loro play di centrocampo, e obiettivamente per 50-60 minuti l'hanno fatto anche con intensità, e quando si ripartiva ovviamente si proponevano, quindi è indubbio che dal punto di vista energetico hanno speso tanto. L'isola può farcela? Secondo me sì, se continua con questa caparbietà, con questa organizzazione, con questa identità, perché oggi ha dimostrato di avere un'identità di squadra malgrado le problematiche di giocare dopo 5 minuti sotto di un gol e uno in meno, non è facile, si perde facilmente la testa, mentre loro invece non l'hanno persa. Personalmente, poi questa è una mia idea, siamo alla 12ª giornata di campionato, io ho incontrato almeno 2-3 squadre molto meno organizzate dell'isola Caporizzuto. Voi però è un grande campionato. Noi dicono gli altri che siamo la sorpresa del campionato. Con oggi noi dobbiamo aggiornare la lavagnetta del meno 40 nello spogliatoio martedì. Adesso ne mancano, se non vado errato, 21 per arrivare ai fatidici 40 punti della salvezza. Dopodiché, una volta conquistati, ma sappiamo che ancora è difficile, e allora possiamo avere l'opportunità di giocare con qualche fuoriquota in più, perché lo meritano per l'abnegazione che mettono durante gli allenamenti. Grazie a voi.